Per Notizie d'Abruzzo siamo in compagnia dell'assessore al bilancio e alla sanità regionale Silvio Palucci per commentare alcune importanti notizie che riguardano la nostra regione. Per cominciare dalla sua competenza al bilancio, è di poco fa la notizia che nella legge di bilancio nazionale è stata inserita la norma Abruzzo. Ce ne può parlare, ce la può descrivere? Ma è un grande risultato, è un risultato che davvero fa la storia per la nostra regione e che riguarda da vicino e direttamente i cittadini, perché l'enorme debito accumulato nei decenni passati per la prima volta è stato definitivamente risolto, perché questa norma ci consente di poterlo spalmare in un numero congruo di anni, ben 20, e questo consente di liberare le risorse finanziarie, trasporti, il sociale e diversi altri aspetti, ma soprattutto questi due che insistono con la vita delle persone, degli studenti, dei pendolari, delle persone diversamente abili, delle persone anziane, delle fasce più deboli, e quindi credo che abbia a che fare con la vita dell'intera comunità regionale. Dal governo c'è anche un altro importante riconoscimento che premia in questo caso l'assessorato alla sanità e riguarda i risultati del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Ci può commentare anche questo dato importante per la nostra regione? Anche in questo caso si tratta di un risultato straordinario, perché per la prima volta l'Abruzzo è largamente adempiente, si avvicina ai contesti migliori del paese dove vengono erogati servizi appropriati e in linea con quelle che sono le caratteristiche per le quali viene attribuito il Fondo Sanitario Nazionale, e quindi la prevenzione oncologica piuttosto che, per quanto riguarda gli anziani, l'intervento tempestivo sui femori rotti o tante altre situazioni che anche in questo caso hanno a che fare con la vita e la salute delle persone. Penso che sia un traguardo straordinario che intanto ha liberato nuove risorse per l'Abruzzo, ma che ha convintamente dimostrato una volta per tutte che le riforme messe in campo hanno tolto un pezzo di appropriatezza per dare appropriatezza delle cure, e sostanzialmente sono intervenuti e di molto, per esempio, su una prevenzione oncologica, salvando decine e decine di persone. Mentre da Roma, come abbiamo appena ascoltato, arrivano questi riconoscimenti al suo assessorato, altre iniziative sono in cantiere. Una fra tutte riguarda i defibrillatori. Riguarda molto l'area interna dell'Abruzzo. Per la verità noi abbiamo finanziato ogni comune dotandolo in piazza di un defibrillatore con un totem, quindi perfettamente riconoscibile, e che ovviamente riguarderà anche in questo caso la vita delle persone, che toccherà da vicino un grande tema salvavita qual è l'arresto cardiocircolatorio in questo caso, e che può contribuire a dare un miglioramento anche in questo caso della sicurezza e della qualità della vita. 170 sono i comuni che hanno ottenuto questo finanziamento, in sostanza tutti i 170 che l'avevano richiesto. Bene, per Notizie d'Abruzzo ringraziamo l'assessore regionale alla sanità e al bilancio, Silvio Palucci.